Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti, e per questo ha il potere di fare prodigi». Erode, infatti, aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni, infatti, gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui su un vasoio la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vasoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore.
Carissimi fratelli e sorelle, draga braccio e sestre, la narrazione che Matteo fa del martirio di San Giovanni Battista nel capitolo 14 del suo Vangelo non può essere completamente compreso se non alla luce degli ultimi versetti del capitolo precedente, il capitolo 13, ove si allude al fatto che Gesù si reca nella sua patria, a Nazaret, e dopo aver insegnato nella sinagoga, la gente rimane stupita per la sua sapienza, ma si scandalizza per altri aspetti e non lo accetta. Pripovjedanje o mučeništvu svetog Ivana Krstitelja, koje Matej donosi u 14. poglavlju svoga evanđelja, ne može biti potpuno shvaćeno bez posljednjih redaka prethodnog poglavlja, 13. gdje aludira na činjenicu da Isus dolazi u svoj zavičaj, u Nazaret. Nakon što je poučavao u sinagogi, ljudi su bili zapanjeni zbog njegove mudrosti, ali su se sablaznili zbog drugih stvari i nisu ga prihvatili. Così in quella circostanza i nazarettani evidenziarono e vissero due controvalori che probabilmente costituivano il frutto e la conseguenza di pregiudizi culturali che venivano da lontano, la persecuzione e il rifiuto. Stoga su Nazarećani u toj situaciji istaknuli i živjeli dvije protuvrijednosti, što je vjerovatno bilo plod i posljedica kulturnih predrasuda koje su dolazile iz daleka, progon i odbijanje. Gesù è un perseguitato e uno scartato. Lo fu a Nazaret, ma continua ad esserlo anche oggi nel mondo intero. Infatti, l'evento sgradevole di Nazaret va al di là dei confini di quella cittadina e diviene un evento che interessa tutto il mondo. Isus je i progonjen i odbačen. Bio je to u Nazaretu, ali je to i dan danas u cijelome svijetu. Zapravo, neugodni događaj iz Nazareta nadilazi granice toga gradića i postaje događaj kojim se zanima cijeli svijet. Quale fu la ragione dello scandalo a Nazaret? Što je bio razlog za sablazan u Nazaretu? I nazaretani avevano rilevato la sapienza di Gesù nella sinagoga. Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Ma non potevano accettare che quel sapiente e quel taumaturgo fosse il figlio del falegname. O meglio, si scandalizzavano perché non potevano credere ed accettare che il figlio del falegname fosse il figlio di Dio. Nazarećani su shvatili Isusovu mudrost u sinagogi. Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Ali nisu mogli prihvatiti da je taj mudar čovjek i taj čudotvorac bio drvodjeljin sin. Ili bolje rečeno, sablažnjavali su se jer nisu mogli vjerovati i prihvatiti da je drvodjeljin sin, sin Božji. Anche Giovanni Battista
fu un perseguitato e uno scartato. Per questo egli è precursore di Cristo in tutto, dalla nascita alla morte violenta. I Ivan Krstitelj je također bio progonjen i odbačen. Zbog toga je on Kristov preteča u svemu, od rođenja do nasilne smrti. Giovanni fu perseguitato e scartato perché si poneva come messaggero del regno di Dio e come testimone della verità. Questo fu l'unico delitto che pagò con la vita, benché il suo impatto profetico fosse riconosciuto da tutti, anche da Erode Antipa. Ivan je bio progonjen i odbačen, jer se postavio kao glasnik kraljevstva Božjega i kao svjedok istine. Ovo je bio jedini zločin kojega je platio životom. Iako su svi prepoznali njegov proročki utjecaj, čak i Herod Antipa. Voi capite, carissimi giovani che mi ascoltate, che i due casi di Giovanni il Battista prima e poi di Gesù sono l'iceberg di tutta una situazione di ingiustizia tipica della storia umana, passata e presente. Vi, dragi mladi koji me slušate, razumijete da su dva slučaja, najprije Ivana Krstitelja, a potom Isusa, vrh ledenog brijega, čitave situacije nepravde, tipične za ljudsku povijest, prošlu i sadašnju. E poi, la verità spesso non piace e non piacque ad Erode nel caso di Giovanni. A sua volta, Gesù, che è la verità fatta persona, non piacque ai suoi compaesani di Nazareth, non piacque ai suoi familiari, i quali pensavano che fosse completamente fuori di sé, non piacque ai maestri della legge mosaica e ai farisei, nonché ai responsabili del culto ufficiale del Tempio, che lo giudicavano un rivoluzionario religioso da cui guardarsi. Perfino le persone semplici del popolo che seguivano Gesù e lo accettavano come profeta, quando hanno provato a identificare la sua personalità, hanno fatto ricorso al passato. Gesù, pensavano, è come una reincarnazione dei profeti del passato, Mosè, Elia, Geremia. A onda istina se često ne sviđa. Ni Herodu se nije svidjela u slučaju Ivana. U svoje vrijeme Isus, koji je istina postala osoba, nije se svidio svojim sugrađanima iz Nazareta. Nije se svidio svojoj obitelji, koja je mislila da je potpuno izvan sebe. Nije se svidio učiteljima Mojsijeva zakona i farizejima, kao ni odgovornima za bogoslužje u hramu. Oni su ga smatrali religioznim revolucionarom od kojega se treba pripaziti. Čak su i jednostavni ljudi u narodu koji su slijedili Isusa i prihvatili ga kao proroka, kada su pokušali identificirati njegovu osobnost, pribjegli prošlosti. Isus je, mislili su, reinkarnacija proroka prošlosti, Mojsija, Ilije, Jeremije. Insomma, nel confronto ravvicinato tra il destino di Gesù e quello del Battista, sono presenti due aspetti almeno ai quali voi giovani siete molto sensibili: il senso
della giustizia e la sete di verità. Giustizia e verità per il mondo giovanile, per il vostro mondo, sono due realtà non negoziabili. Ukratko, u uskoj usporedbi između Isusove sudbine i one Ivana Krstitelja postoje barem dva aspekta na koja ste vi, mladi ljudi, vrlo osjetljivi. Osjećaj za pravdu i žeć za istinom. Pravda i istina za svijet mladih, za vaš svijet, dvije su stvarnosti o kojima se ne pregovara. In ambedue i casi, quello di Gesù e quello del Battista, gli innocenti vengono perseguitati e scartati come colpevoli, mentre il vero colpevole non solo va esente dalla pena, ma è addirittura abilitato a decidere la pena da infliggere agli innocenti. Qui i conti veramente non tornano. E voi giustamente vi scandalizzate, mentre quasi un senso di rivolta spirituale arrivate a domandarvi: dov'è il vero volto delle cose? Dov'è la legge? E perfino dov'è Dio? U oba slučaja, i u Isusovu i u Krstiteljevu, nevini se progone i odbacuju kao krivci, dok pravi krivac nije samo izuzet od kazne, već je čak ovlašten odlučiti o kazni koja se izriče nedužnima. Tu se računi zaista ne vraćaju na naplatu i vi se s pravom sablažnjavate, dok se gotovo s osjećajem duhovnoga bunta pitate: gdje je pravo lice stvari? Gdje je zakon? Pa čak i gdje je Bog? Ma allora io vi rispondo domandandovi: dov'è l'uomo? Io ti dico che se Dio è il vero Dio, egli c'è. Egli si fa continuamente presente nella storia umana. Egli ha impresso in modo indelebile il significato alle cose. La legge, se è giusta, ha per origine Dio, ma dov'è l'uomo? Infatti, abbiamo tanti segni dell'amore di Dio. Tuttavia, dipende da noi riconoscere questa presenza. Siamo capaci di assumere il ruolo di rivelatori della presenza di Dio nel mondo? Gesù è stato storicamente presente in mezzo ai suoi, e i suoi non l'hanno riconosciuto e non l'hanno accettato. Oggi noi siamo i suoi, cioè noi siamo quelli di Gesù, ma sappiamo riconoscerlo, accoglierlo ed essere suoi rivelatori nel mondo? Ja ću vam onda odgovoriti pitajući vas: gdje je čovjek? Ja ti kažem: ako je Bog pravi Bog, on postoji. On je neprestano prisutan u ljudskoj povijesti. On je na neizbrisiv način utisnuo značenje stvarima. Zakon, ako je pravedan, ima Boga kao svoje podrijetlo. Ali gdje je čovjek? Zaista, imamo toliko mnogo znakova Božje ljubavi.
Međutim, na nama je prepoznati tu prisutnost. Jesmo li sposobni preuzeti ulogu onih koji će objaviti Božju prisutnost u svijetu? Isus je bio povijesno prisutan među svojima, a njegovi ga nisu prepoznali i nisu ga prihvatili. Danas smo mi njegovi, odnosno mi smo oni Isusovi. Ali znamo li ga prepoznati, prihvatiti ga i biti oni koji njega objavljuju svijetu? Da qui l'importanza e la necessità della testimonianza da parte di tutti noi, ma anche da parte del mondo giovanile. Anzi, la testimonianza dei giovani contribuirebbe e aiuterebbe maggiormente il mondo di oggi a superare le tante situazioni di ingiustizia e i tanti occultamenti della verità cui siamo soliti assistere quotidianamente. Probabilmente proprio a questo allude Papa Francesco, allorché nella lettera che vi ha inviato vi esorta alla testimonianza. Iz toga dolazi važnost i potreba svjedočenja svih nas, ali i od strane svijeta mladih. Štoviše, svjedočanstvo mladih najviše bi pridonijelo i pomoglo današnjem svijetu prebroditi brojne situacije nepravde i mnoštvo prikrivanja istine kojima smo navikli svakodnevno svjedočiti. Vjerovatno, Papa Franjo aludira upravo na to kad vas u pismu koje vam je poslao poziva na svjedočenje. In verità, la figura di Gesù di Nazareth colpì i suoi contemporanei e colpisce anche oggi il mondo intero. Ma chi è veramente Gesù? La domanda è valida ancora oggi, come ai suoi tempi. Uistinu, osoba Isusa iz Nazareta pogodila je njegove suvremenike, a i danas pogađa cijeli svijet. Ali tko je zapravo Isus? Pitanje vrijedi i danas, kao i u njegovo vrijeme. Quante opinioni su di lui, ma se ci fate caso, tutte, quelle dei suoi contemporanei e quelle più attuali, convergono nel fatto che non è facile accettare Gesù per quello che egli realmente è, cioè la grande difficoltà per la cultura di ogni tempo è costituita dall'identità messianica di Gesù, dalla sua condizione di figlio di Dio. Koliko mišljenja o njemu, ali ako ste primijetili, sva i ona njegovih suvremenika i ona koja su novija, sažeta su u činjenicu da nije lako prihvatiti Isusa za ono što on stvarno jest. Odnosno, velika poteškoća za kulturu svakog vremena je u Isusovom mesijanskom identitetu, njegovom Božjem sinovstvu. In realtà il problema non è in Gesù, ma è in noi. Pertanto, nel percorso di comprensione di Gesù, dovremmo lasciarci condurre da Lui. Cioè, non dovremmo essere noi a interrogare Lui, ma dovremmo lasciare che Gesù interroghi noi, come quando la mattina di Pasqua Gesù si rivolge alla Maddalena: «Donna, perché piangi?» Gesù si china sull'umiltà di colui che è alla ricerca.
per partecipare al suo problema e risolverlo dal di dentro, perché questo tipo di problemi non si risolvono attraverso conoscenze intellettuali fatte di risposte prefabbricate, frutto della letteratura. U stvarnosti problem nije u Isusu, već u nama. Prema tome, na putu razumijevanja Isusa trebali bismo se prepustiti njegovu vodstvu. Odnosno, ne bismo trebali mi ispitivati njega, nego bismo trebali pustiti Isusa da ispituje nas. Kao kad se u uskrsno jutro Isus obratio Magdaleni. Ženo, zašto plačeš? Isus se naginje nad ljudskost onoga koji je u traženju, da bi sudjelovao u njegovom problemu i riješio ga iznutra, jer se te vrste problema ne rješavaju intelektualnim znanjem, sačinjenim od već pripremljenih odgovora koji su plod knjiga. Allora, lasciamoci interrogare da Gesù, il quale probabilmente ci prospetterà un'altra domanda. Chi sono io per te? Cioè, quanto posto ho io nella tua vita? Quanto conto io per te? Dakle, dopustimo Isusu da nas propita, a on će nas vjerovatno usmjeriti na jedno drugo pitanje. Tko sam ja za tebe? To jest, koliko mjesta imam ja u tvome životu? Koliko ja tebi značim? E qui Gesù non ha bisogno di un'opinione in più, ma ha bisogno del tuo cuore. Il tuo cuore può diventare la culla di Dio se tu lasci vivere Gesù in te, cioè se tu lo lasci entrare nel tuo cuore come vita attuale, non come vita sì, ma passata. Gesù vuole vivere in te affinché la tua vita sia eternamente viva. I ovdje Isusu nije potrebno dodatno mišljenje, ali treba tvoje srce. Tvoje srce može postati Božja koljevka ako ti pustiš Isusa živjeti u tebi. Ako ga pustiš ući u tvoje srce kao sadašnji život, a ne kao život, da, ali onaj prošli. Isus želi živjeti u tebi, tako da tvoj život bude vječno živ. Chi sono io per te? Quel per te dice che Gesù pronuncia il nome di ciascuno e a ciascuno chiede: dimmi la tua esperienza di Dio, il tuo sapore di Dio. Allora la risposta alla domanda su Gesù, chi è veramente Gesù, è un percorso di convivenza quotidiana con Lui, nella quale più vivi insieme con Lui e più lo conosci. Non vi sono altre strade. Più Gesù entra nella nostra vita, più noi siamo vivi. Più Gesù equivale a più io e più noi. Tko sam ja za tebe? To za tebe kaže da Isus izgovara svako ime i svakoga pita: reci mi svoje iskustvo Boga. Koji je tvoj okus Boga? Dakle, odgovor na pitanje o Isusu, tko je uistinu Isus, je put svakodnevnog suživota s njim, u kojemu što više zajedno s njim živiš, više ga poznaješ.
nema drugih puteva, što Isus više ulazi u naš život, mi smo više živi. Više Isus znači više ja i više mi. Il medesimo percorso vale quando si tratta del nostro rapporto con la Beata Vergine Maria. Al riguardo, io non vi suggerirei tanto di pregare la Madonna per ottenere la sua protezione, certamente anche questo. Tuttavia, la vera pietà e devozione a Maria pretende di ottenere qualcosa di più grande, cioè la grazia di accogliere lei nella nostra vita, con il suo stile di credente e di discepola gioiosa, libera e forte, che senza alcun dubbio ci condurrà a Gesù. Isti put vrijedi i kada je u pitanju naš odnos s blaženom Djevicom Marijom. U vezi s tim, ja vam ne bih predlagao da puno molite Gospu da dobijete njezinu zaštitu, sigurno i to. Međutim, prava pobožnost prema Mariji nastoji dobiti nešto veće. To je milost da nju možemo prihvatiti u našem životu s njezinim načinom vjernice i učenice, radosne, slobodne i jake, koji će nas bez ikakve sumnje dovesti do Isusa. Amen. Ostaciamo nekoliko trenuta. Rimaniamo qualche momento in silenzio e meditando nel cuore la parola di Dio.